Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Underlink 91 in questo nuovo video per Yo-Kai Watch Puni Puni, evento in collaborazione con Shonen Sunday. L'evento per le prossime 2 settimane sarà abbastanza interessante, ne abbiamo già visto una volta e come spesso accade quando ci sono queste collab particolari, l'evento è un evento fionda. Comunque sia, iniziamo subito con gli stage segreti. Gli stage segreti per quest'oggi sono lo stage segreto numero 1 che si apre facendo una combo di 20 nello stage 12. Le combo si creano quando scoppi yokai di dimensione 2 o più grande nell'arco di 3 secondi uno dall'altro. Mentre per lo stage segreto numero 2, che è lo stage di Sesshomaru, bisogna creare un Weeb Wob di dimensioni 30 nello stage 16. Per fare un Weeb Wob più grande possibile, l'importante è scegliere un Weeb Wob da lasciare e scoppiare tutti gli altri. Vedrete che scoppiando gli altri rimarrà solo un Weeb Wob che avete scelto e poi potrete unirli per fare il Weeb Wob più grande. In questo evento c'è anche lo stage impossibile. Per lo stage impossibile però ci sono dei sigilli da applicare per rendere appunto lo yokai più debole, dunque me li sono scritti qui. Lo stage segreto è di Shuichi Akai. Ci sono 9 sigilli e sono, per renderlo più debole, quindi ridurgli i punti salute, ridurgli l'attacco, ridurgli il counter attack, che praticamente quando voi usate una mossa Energy Max lui contrattacca, si può ridurre anche il suo potere di contrattacco. Quindi vediamo quali sono i sigilli. Allora, i primi 4 sigilli sarebbe da completare tutte e 4 le missioni, ma ci arriveremo poi, vi dirò io quali sono le 4 missioni da completare. Sono 4 set da 4 missioni, ma ci arriviamo. Quindi, vediamo gli altri sigilli. Per gli altri sigilli bisogna battere il livello con la fionda appunto di Jabberwock. Non ho idea di chi sia Jabberwock perché seguo pochissimi manga. Credo che sia un personaggio di magi, può essere. Quindi battendo Jabberwock a livello 3 si può prendere una riduzione della potenza di attacco di Shuichi Akai. Se battiamo sempre Jabberwock a livello 5 con l'evento della fionda, riduciamo i punti salute di Shuichi Akai. Per ridurgli ancora l'attacco a Shuichi Akai, dobbiamo battere Jabberwock a livello 7. Se battiamo Jabberwock a livello 8, riduciamo il contrattacco di Shuichi, e se battiamo Jabberwock a livello 9, riduciamo anche i suoi punti salute. Ora, prima di arrivare alle missioni, così vi spiego anche quello che succede, vediamo le quest per questo evento. Dunque, le quest di questo evento sono: sconfiggi il livello 1, vabbè, quello c'è sempre, sconfiggi il livello 13, sconfiggi Mary 5 volte nel livello fionda, completate il livello segreto 2, completate il livello 45 senza usare continua, sconfiggiamo 20 volte Merlin nel gioco della fionda e gioca almeno una volta l'attacco al punteggio. E ora andiamo a vedere le missioni per appunto applicare gli altri 4 sigilli a Shuichi Akai, che è, ricordo, è il boss impossibile di questo evento. Le missioni che ci interessano sono in fondo, ma andiamo per ordine. Allora, per la Niambo Coin, per la Niambo Mission che termina il 6 maggio, dobbiamo appunto completare il livello di Vela Nera senza usare continua, mandare 30 spiriti agli amici, totalizzare nell'attacco al punteggio 3 milioni di punti, creare 40 sfere bonus e usare 200 Energy Max. Si fa in un paio d'ore. Una volta fatte queste missioni riceverete la Niambo Coin. Poi GW Mission, non so cosa sia GW Mission, però manda 10 spiriti agli amici, scoppia 1500 puni, crea 15 sfere bonus e poi ricevi la moneta speciale. Iniziamo con le missioni per questo evento, con le stelle. Oramai le stelle sono entrate in pianta stabile e abbiamo missioni con le stelle per ogni nuovo evento. Colleziona 15 stelle nella prima mappa, colleziona 30 stelle nella prima mappa e colleziona tutte le stelle. Sì, le stelle sono tutte quante uguali, insomma vedete voi le ricompense che danno, perché alla fine sono punti, sono icone, sono monete, sono altri punti e così via, sfere mega e quant'altro. Poi, altre missioni per questo evento. Nello stage numero 3 scoppiate meno di 100 puni per ricevere i 50 punti. Mentre se completate lo stage 6 scoppiando meno di 90 puni
riceverete quest'altra ricompensa. Completa lo stage 9 scoppiando meno di 80 puni. Wow, te le fanno difficili. E completa lo stage 13 con l'Energimax di Morgiana. Morgiana penso che la conosciamo tutti, nel caso vi spiaccico un'immagine qui sopra. Completa lo stage segreto numero 1 con Aladdin in squadra. Aladdin o Aladdin, se preferite, è il personaggio principale di Magi. Eccolo qui. Completa 3 delle 5 missioni appena citate e completa tutte e 5 le missioni appena citate. Andiamo avanti veloce veloce che oggi le missioni sono tante. Completa lo stage 14 con Griffon nella tua squadra e totalizzando 15 combo. Completa lo stage 17 totalizzando 20 combo. Completa lo stage 20 totalizzando 25 combo. E completa lo stage 28 con Griffon in squadra e in meno di 70 secondi. Poi completa lo stage segreto numero 2 con Inuyasha nel tuo team e realizzando 500.000 punti almeno. Poi vabbè, completa 3 delle 5 missioni e completa 5, le 5 missioni sopra citate. Quello c'è sempre. Completa lo stage 30 con almeno il 10% dei punti vita rimanenti e senza usare continua. Completa lo stage 34 con almeno 20% dei punti salute rimanenti e senza usare continua. Completa lo stage 38 con almeno il 30% dei punti rimanenti e senza usare continua. Completa lo stage 42 con almeno il 40% dei punti salute rimanenti e senza usare continua. Completa lo stage 45 con Conan Edogawa, Detective Conan, in squadra e totalizzando con lui un danno di 6.000 punti. Completa le missioni e completa le missioni. E va bene. A questo punto arriviamo alle missioni dei sigilli che vi ho detto prima, i quattro sigilli che avevano quattro missioni, vedete sono numerate. Se completate tutte e tre le missioni numerate con il numero 1, applicherete un sigillo, ma vediamo come si completano. Completa lo stage 8 con Aladdin in squadra. Completa lo stage 22 realizzando 30 combo con Aladdin in squadra. Completa lo stage 32 con Aladdin in squadra e senza usare continua. Poi andiamo al secondo sigillo. Diventa amico del grifone. Porta Griffon al livello 30 e porta l'Energimax di Griffon al livello 3. Completa lo stage 10 con Hanin nel tuo team. Completa lo stage 24 sempre con Hanin nel team, totalizzando un punteggio di 1 milione. Realizza 30 combo nello stage 36 con Hanin nel tuo team. E qui abbiamo bisogno di Inuyasha S. Con Inuyasha S completa il livello 12. Completa il livello 26 in 70 secondi o meno con Inuyasha S nella squadra. Sempre con Inuyasha S completa lo stage 40, realizzando un punteggio di 2 milioni. E questo, signori miei, è come applicare tutti i sigilli e completare tutte le missioni. Bene, cugini, come sempre vi ringrazio per aver seguito il video. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!